Associazioni, semplici cittadini, ma soprattutto tanti giovani si sono ritrovati nel quartiere Villaggio Blu di Ferentino per una giornata dedicata al benessere in tutte le sue forme, dallo sport alla nutrizione, passando per la prevenzione medica. Una iniziativa firmata Fare Futuro. Dopo 2 anni di stop vissuti per la difficoltà del Covid, essere qui di certo non appunto per parlare di un tema così importante per la vita di tutti noi non può che riempirci sicuramente di orgoglio e di soddisfazione, e tanta la partecipazione, siamo contenti del risultato raggiunto. E questa è la parte, diciamo, più bella, perché vengono coinvolti i giovani della nostra città che tanto si impegnano nel loro quotidiano, nel portare in alto il nome della città di Ferentino, e noi di questo ne siamo davvero orgogliosi, e siamo orgogliosi anche che loro hanno partecipato questa sera qui con noi a questa iniziativa. Un lavoro culturale che ha bisogno anche di buoni esempi. Su tutti il cestista Manuel Carriso, presente all'evento, e mister Fabio Grosso, collegato via remoto. Tanta la soddisfazione del sindaco. Un'occasione di confronto con le associazioni stesse, con i cittadini, con tutti coloro che operano nei settori di cui parliamo questa sera, nel mondo del benessere, della nutrizione e dello sport, che sono ovviamente settori interconnessi. Una grazie quindi a Fare Futuro, all'associazione, per queste iniziative che sono importanti anche quale occasione di confronto con i cittadini stessi. L'evento è stato anche l'occasione per la prima uscita ufficiale di Amedeo Mariani dopo i fatti giudiziari, dai quali è uscito completamente riabilitato. Una occasione di gioia e soddisfazione per lui, che Fare Futuro di fatto l'ha fondata. Noi sappiamo che i giovani hanno voglia di riscatto, hanno voglia di mettersi in mostra, e noi come associazione, non da adesso, abbiamo sempre puntato sui giovani. Abbiamo un assessore di 25 anni, un consigliere di 30 anni, e su questa strada seguiteremo fino a Ferentino 2023. Questa è la dimostrazione di affetto della gente che non mi ha mai abbandonato. Si era allontanata, perché giustamente la gente, quando succedono delle cose, cerca sempre di prendere le distanze, ma il loro affetto l'ho sempre sentito. E questa sera, nella testimonianza, la mia felicità è la gioia a vedere il sorriso di tutta questa gente, che mi dà la voglia e la forza di andare avanti.